Ciao a tutti ragazzi da Giro Alfa Team, bentornati in questo mio secondo video di Resident Evil 7. Nello scorso episodio abbiamo trovato Mia, che sarebbe la nostra fidanzata, nostra moglie, ancora non l'ho capito, scomparsa per 3 anni. L'abbiamo creduta morta per 3 anni, dopo 3 anni abbiamo ricevuto un suo messaggio, molto simile, diciamo, vagamente, dai, a Silent Hill 2. Niente, siamo andati a cercarla e l'abbiamo ritrovata in questa casa a pezzi, dietro delle sbarre. Subito dopo averla liberata, purtroppo qualcuno o qualcosa l'ha portata via, non siamo riusciti a vedere nulla, perché eravamo nella stanza accanto ad esaminare. Quindi andiamo nuovamente alla ricerca di Mia, altresì conosciuta come Belli Capelli. Certo, le porte che si aprono così, accomodati pure. E noi che facciamo? Ci crediamo. Dentro il cassetto non c'è una mazza. Sta piovendo all'esterno, sì. C'è un temporale, attenzione. Telefono. Chiamiamo la polizia. Niente. Non funziona. Mappa casa ospiti. Guarda mappa. Andiamo in bagno. Io voglio un save point, no? Soluzione medica. Tutte queste soluzioni mediche ovviamente non fanno presagire nulla di buono. Cristo e Dio, chi è che ha bussato? Occupato. Ho detto occupato. Aspettate il vostro turno. Che maleducati. La gente non può nemmeno pisciare in pace. Ma ha rotto le palle, sto tipo. Lì è chiuso, no? Devo tornare giù? Che madonna è? Ah, no. Qui si torna indietro. Nel cesso non posso andare. Qui non posso fare. Qui non c'è niente da fare. Ecco che adesso perderò 30 anni di vita alla ricerca. Lì non posso andare. Devo tornare giù dalla cantina nuovamente? Posso fare altro? Perché la porta qui è chiusa. Beh, torniamo indietro allora. Cristo. Porca puttana. Che cazzo è l'esorcista? Chiamate l'esorcista. Minchia, ti sei imbruttita nel giro di 3 minuti, Mia. Schivala! Che cazzo devo fare? R2 respingi! Oh la Madonna, la mia povera mano! Levati, troia! Mia, aspetta! Aspetta! Ma che cazzo! Brutta stronza, così che mi ripaghi dopo che ti ho liberato. Adesso hai sentito il colpo? Riesco a sentirla. Piglia il coltello, Riesco, io cretino. riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via! Lasciami stare! È giusto. Sono stata cattiva. Ecco, ammazzati. È solo stordita, mi sa.
Ciccio, Sì, via l'ho fatto, coltello. Mia. R1 usa la soluzione medica. Ok. Ma il coltello di Mia? Ce l'ho infilizzato nella mano? No. Scribo. Ma che cazzo è, She-Hulk? Puttana la miseria. E puttana tu muori. Non ti pentire, Ciccio. Stava per ammazzarti, sta stronza. Prendi quell'ascia. No? Il telefono squilla. Certo, il telefono squilla, è normale. Adesso. Questi momenti. Ma non posso prendere l'ascia? Dammi l'ascia, stronza. Chi Gliel'ho detto sei? anche io E che questo. cazzo succede? Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Adesso vai. Subito. Conveniente così. Che cazzo è stato? Ah, la porta forse è aperta la porta, però voglio la. Dove è finita mia? Via l'ascia. Io non ricordo più un pifero, queste fasi le avevo fatte. Che c'è da questo lato il soggiorno? L'altra parte è la cucina. Andiamo in soggiorno prima. Ah, ok, qui è dove ho visto la videocassetta e tutto il resto. E quindi no. Ma queste porte non si possono. No. Scherzavo. Ok, andiamo in cucina ad aprire. Adesso che ho troncati possiamo aprire l'armadio. Cristo. Guarda caso troviamo il fusibile. Qua non c'è nient'altro e torniamo indietro ad inserire il. Oh, Gesù, c'è mia. C'è la stronza. Ma questo cos'è? Abbassiamoci, niente, solamente. Cosetto per le prese. Intanto io salvo, poi inserisco il fusibile e procediamo. Nuovi dati salvati, vuoi salvare? Sì. Ah, è vero, il fusibile devo metterlo giù. No, no, questa è la stanza e quella accanto. Ok. Qui. Visibile. Torniamo su. Ad azionare il pulsante, porco. Tranquilla, sono io, tranquilla. So che non volevi farmi alcun male. Tranquillo. Questa volta hai esagerato! Dovresti essere morta. Ma non mi dire, pure questo fa male. Ma ti vuoi schiodare, stronzo?
La Madonna! E ora voglio proprio vedere come soffri. Ma la togli sta cosa? Oh, Cristo, la mia mano! Ditemi la mia mano, stronza. Ora io brucerò ogni cosa. Sapeva vomitare. Sapeva vomitare. Ma chi me l'ha fatta fare? A venire da sta stronza a cercarla. Glu 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 glu. E adesso? La mano però non ho potuto riprenderla, la voglio riattaccare con la super attack. Attenzione, qua abbiamo la roba buona, pistola. Ok, perfetto. Il tipo come fa a non morire dissanguato? Com'è? Vabbè, una mira di merda questa roba io. No, non volevo farlo, ho sprecato un proiettile, porco demonio. Ecco, lascia. Non si può rompere sto coso. Attenzione ragazzi, il tipo che ancora non schiatta. Mi hanno appena mozzato una mano, però. Non la devo, c'era la foto dell'ombrella lì, non la ricordo. L'elicottero. Cavolo, sta per prendere un infarto con i manichini così. Richiamo la pistola al massimo. Attacchiamo tutto. Non c'è Nugaz. Non c'è una stanza accanto? Sì, dall'altro lato. Sotto il letto non c'è niente? No. Voi morite male. E spacca. Non c'è niente in queste casse. C'è un piffero. Munizioni pistola ancora, che fanno sempre bene. Qua nell'angolino no. Ora ragazzi, io ho paura perché questo pezzo lo ricordo vagamente e sono morta un paio di volte giocandolo all'epoca del mio amico. Oh Gesù, scendi giù, corri via. Prendi la pistola. Ho paura. Ma non può schivare il tipo. Ecco che muoio. Cavolo. Non puoi capire. Corri, cavolo. Corri, ma sei più lento della morte, sei più lento. Ma muore? No, lo scassavo. Oddio. Me l'ho trovato. Mi sto infartuando, ve lo dico. Dimmi che muori per il tuo Dio. Ti amo. Minchia, bella dimostrazione d'amore. Adesso dammi la tua motosega. Muori, puttana. Ma che infarto. Cos'è questo rumore? Tu sei una puttana e devi morire.
Ovviamente il cretino, la motosega non la prende perché dice no. Non è mai utile una motosega. Benvenuto nella famiglia! Grazie. Gentilissimo il padre. Papa Baker. Non sei il benvenuto, trofeo. Questo l'avevo capito così. Vagamente. Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Vabbè. La tipa che ti riattacca la mano con la pinzatrice, non ho parole. Chirurgia, portami via. Hai del lavoro da fare. Che cosa devo fare a parte fuggire da questa famiglia di pazzi? Oddio, questa scena so Dormito. provomitare. Che Hai diavolo. visto sonnecchiare, dormiglione? È l'ora della pappa. Che Voi schifo. siete. Dov'è Mia? Ma smetti, bastardo. Paul. Mangia. È Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Non ho appetito al momento. Oddio. Dannazione, occhio non di nuovo. Spostati, Margherita. Bravo padre. Il ragazzo ha fame. Deve Al mangiare la sua momento cena. no. Su, giovanotto. Oddio, vomito. Che scena. Chiudi la cazzo di bocca, Margherita! Segnato per lui. E vattene via di qui! Sei un figlio di puttana! Incredibile, tu figlio di puttana! Non mangia, non mangia! Questo tipo mi fa morire! Esilarante. Non mangia, non mangia! Oddio, oddio, mangio, mangio, mangio! Prometto che mangio! Maledizione! Grazie È ancora telefono. quel poliziotto! Schifosi! Maiali! Tornerò presto per te. Ma la nonna qui in coma? E la mia mano gli è attaccata così. Alzati, coglione, scappa. Che vomito, ho appena mangiato mezzo panino col salame. Ciao nonna. Cazzo è se rumore la sedia? Ok, abbiamo poco tempo a disposizione, andiamo a controllare tutto. Oh, perché ho aperto? Chiudi. Vi giuro ragazzi, davvero ho lo stomaco sotto sopra. Erba, sì, fa sempre bene un po' di erba. Cosa c'è in giro? Dammi qualcosa, dammela. Ah, ma è viva la nonna, cioè mi guarda, mi osserva. Non c'è un cazzo. Ah, l'orologio fa parte di un puzzle come Resident Evil 1. Munizioni che ci fanno sempre bene, peccato che non abbiamo l'arma. Questo cos'è? Tre scomparsi in esplorazione urbana. Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare tre uomini di New Orleans, scomparsi durante una visita alla comunità di Dalby, comunque il 9 di questo mese. I tre scomparsi, Peter Walken, Andre Stickler, quelli, i tizi che c'erano sul foglietto, dove abbiamo trovato Mia in quella cella. Sono noti per il loro video pubblicato su internet che mostrano esplorazioni edifici. Ah, e sono tra l'altro i tipi che hanno girato quella videocassetta e che sono morti. Coglioni.
poco da ridere perché schietterò pure io i segreti dell'abisso. Ok, non c'è altro, non c'è altro. Siamo sicuri? Questo l'ho aperto, sì, l'ho aperto. Io se lo lascio aperto, così mi ricordo che l'ho aperto. Qualcosa c'è? Sega, ah, ecco, corda, collare cane. Mazza, le spese della famiglia Becker. La sega, la motosega, il collare del cane. Io ho la mappa, sì. Dammi qualcosa di buono, un cazzo. Vabbè, tutto questa immondizia non c'è niente di buono. Ci passa MacGyver. Lo stivale che non è mio, che numero è? Oddio, oddio, Dio mi sta per infartuare, perché ricordo questo pezzo. Cioè ricordo, rimembro vagamente. Qua si usce nel corridoio, questa è la porta. Ma si possono chiudere? Che mio amico diceva che chiudeva le porte, ma no. Ma sì, si chiudono. Pure con l'aggiornamento mi sa di no, non riuscivo a chiuderle io. Un po' di privacy, questo l'ho fatto a caso. Perché ricordo che quando lo giocai tramite PlayStation Share non riuscivo a chiudere le porte, forse a causa dell'aggiornamento? Non si sa. Garage, non scendo attualmente, non voglio scendere perché c'è una brutta cosa nel garage, lo so. E vabbè, devo scendere nel garage? Porca puttana, vai via, vai via, vai via. Bastardo, te ne vai? No, devi stare qui a rompermi i coglioni. Mi sono incasinata da sola. Porco Dio. Questo mi spacca sicuro. Che culo! No, 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 vattene, 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 vattene. Ora muoio ragazzi, muoio in 3, 2, 1. Pensavi di potertene andare prima di avermi finito? Io vorrei finire se tu mi lasci in pace, ma sto tipo sa correre oppure no? La puttana di... Oh, ma non corre, non ce la fa. Eccomi, sto arrivando. No, 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 non venire. Perché non ho una mappa alla Metal Gear con radar? Che è sto rumore? Sai che devi andare a morire ammazzato? Non ho armi, non ho un cazzo. Non ho nemmeno sostanza per curarmi, niente. Papelli svitati. Jack e Margherita. Svitati a dire poco. Ma il coglione del figlio. Dov'è il mio piccolo Ethan? Mi lasci in pace, bastardo. E questo? Forse Zoe? C'è una chiave lì. Sai come si chiama questa cosa?
chiave botola, ok. Botola è qui. Ma la usi? Dai! Guarda che lento! Fa bestemmiare sto gioco. Per me non è divertente. Che cazzo è sto rumore? Allora, vediamo cosa c'è. Non lasciamoci impressionare perché. Bastardo, ti sento. Moneta antica. Ma non ci sono armi, no? Qui non c'è un piffero. Ci sono qualcosa, no? Scusate se procedo lentissima, ma preferisco esplorare, grosso modo. Ma smette sto coglione? Mi passi? Oddio, sono già passati 26 minuti. Quindi esploriamo la stanza, poi salvo e continuiamo la prossima volta. Non me la fa aprire. Cosa c'è all'interno? Un grimaldello, wow! Vabbè, la scatola lascio. Mappa casa principale. C'è solo un rumore strano, qui si può salvare. L'odore è tremendo, i calzini di 30 anni fa. Cosa c'è di buono? Fluido chimico e l'erba. Combina oggetti in inventario. R1. Non ricorda tantissimo Resident Evil Revelation 2, che ho platinato giusto ieri. Erba, fluido chimico. Ok, non ho altro da fare, quindi perché no? Visto che sto già schiattando. Non c'è altro, mamma, la povertà è in questa casa. Patente di guida. Puoi immagazzinare i tuoi oggetti. Mail di mia patente di guida non mi interessa. Questo lo posso anche spostare, non mi interessa. Grimaldello sì, questo per adesso lo sposto. Niente, è bastato di qui. C'è altro, mi pare. Quindi salviamo. Oh! Ma io non posso rompere le ste cose adesso. No, ho sbagliato, porco. Vabbè, per premere i tasti ho sprecato la soluzione. Va bene, salviamo. E concludiamo qui questa parte, la parte 2, visto che ormai sono passati quasi 29 minuti. Vi saluto ragazzi, vi ricordo come sempre di mettere mi piace al video, commentare, eccetera, eccetera, eccetera. E ci vediamo con la parte 3 nei prossimi giorni. Un bacione a tutti, alla prossima, ciao ciao!